Che dite? Parliamo un po' di Serie C, prima di Argentina-Croazia. Dai, no, perché stasera voglio fare un video tutto dedicato alla semifinale del Mondiale. Oggi e domani è inevitabile che l'attenzione sia calamitata verso questo grande evento sportivo che conosce la sua ultima settimana. E direi, ringraziate il Signore perché il 26 si ricomincia la stagione vera e propria con la Premier e tutto il resto. No, qua devo. Non me ne può fregare di meno della productivity a me. Guarda un po'. Ah, levati dal cazzo. Parliamo di Serie C. Anche questa settimana ne sono successe di cose. Ne sono successe di cose. Partendo dal girone A, ricordate quando vaticinavo tentativo di fuga dal Pordenone? Ecco, adesso è quinto in classifica. Dopo il big match con il Vicenza, finito 2-2, una bella partita devo dire. Adesso il Crotone, il Pordenone è quinto in classifica. Però diciamo che tra le prime e la quinta ci sono solo 2 punti di distacco. Prime, signori, sono la Feralpi Salò di Vecchi, un signor allenatore, scuola Inter, che ha allenato nel finale di stagione 16-17 all'Inter, se non ricordo male, condusse la squadra alla fine di un'annata disgraziatissima, ma ora l'hanno anche intervistato, se non sbaglio, a Sky qualche mese fa e niente. E ora c'è questa Ferrari che ha dato 4 sberle al Novara, così come se niente fosse. Adesso è in testa alla classifica, insieme a sta cazzo di Prosesto che è andato a vincere e continua sempre a vincere. Vince in casa della Pergolettese, ma vince la squadra matura, e quello è il problema. Perché ho visto la Pergolettese che si affannava, niente, questi cinici al massimo. È vero. È bello vedere questa realtà nei quarti di alti della classifica di questo girone A, fermo restando che sulla carta Vicenza e Pordenone dovrebbero avere qualcosa in più. In mezzo c'è il Lecco che ha battuto il Padova, che finalmente, è caso di dirlo per gli amici padovani, ha mandato via Caneo, l'allenatore. Ora non so chi andrà al suo posto, perché il Padova, ragazzi, allo stato è 14° in classifica a 3 soli punti dalla zona playout, ragazzi. Cioè, una squadra che era partita per vincere il campionato, una squadra che l'anno scorso ha perso la finale dei playoff, che si è giocata col Palermo, è da favorita, ha perso la finale per i playoff. Che sia la sindrome da finale persa il problema, evidentemente è così. Chi è calato di brutto è Renate. Il Renate che ha preso 3 schiaffoni dalla Virtus Verona con un Emil Alfredson, ricordate Alfredson, ex Verona Udinese, gran cerimoniere del centrocampo, l'islandese, ricordate, ha fatto anche gli europei in Francia, dove batterono l'Inghilterra negli ottavi, mi ricordo. La Juve Under 23 si è fatta rimontare dall'Arzignano e adesso è nona in classifica, 26 punti, però ripeto, qui la zona playoff è veramente tensa, tensa. Questo è un campionato veramente incerto dove nessuno pare avere la continuità sembrava, ripeto, sembrava avercela il Pordenone, ma poi patapuff, mai l'avessi detto, che è caduta. In coda, prima di passare agli altri gironi, in coda continua la Via Crucis di Piacenza e Triestina, alla quale si è accodato il Trento. Il Trento è uno dei miei baci della morte, da quando a inizio campionato dicevo: oh raga, ma questi per me possono giocarsi la zona playoff, patapuff, in piena zona retrocessione. Quindi, come vedete, delle volte io ve l'avevo detto, ma delle volte io sono il bacio della morte, il rovescio della medaglia. Vabbè, andiamo al girone B. Andiamo al girone B dove Reggiana e Gubbio vengono fermate dalle sarde, non i pesci, le squadre. La Reggiana è in casa con l'Olbia, ha
Già in casa con l'Olbia, un risultato insperato per i bianchi della Gallura, e mentre il Gubbio, in 10 tra l'altro, ha sofferto non poco per strappare un punto in casa della Torres. La Torres, che invece, al contrario dell'Olbia, è in una posizione un po' più tranquilla di classifica. L'Olbia in piena zona playout invece, che ha approfittato di questo, il Cesena, che ha vinto in rimonta in casa della Vispesano su un campo che veramente, cioè, era una risaia, non era un campo di calcio, il campo di Pesaro. Però vincere queste partite sporche aiuta. Vince anche Rentella in casa della Recanatese, che ha inaugurato il suo nuovo stadio. Sono curioso di vedere come l'hanno nominato il nuovo stadio, perché io, per gli amici di Recanati, ho un'idea. Stadio Recanati, guardiamo un po' come l'hanno chiamato, perché io saprei a chi intitolarlo quello stadio. Tubaldi. No, perché, ragazzi, io do un suggerimento all'amministrazione comunale di Recanati: se l'Argentina dovesse vincere il mondiale, perché non lo intitolate a Leo Messi, quello stadio lì? No, perché, se non lo sapete, la famiglia Messi è originaria di Recanati. Quindi vedete quando dicono noi dobbiamo naturalizzare gli stranieri, il cazzo. Io mi piango quelli che potevano essere italiani e non lo sono stati. Vabbè, Messi, Di Stefano, giusto per fare un paio di nomi, Rivelino, giusto per farne un terzo, Platini, giusto per farne un quarto. E mi fermo, mi sa che già Insigne aveva, nonostante fosse di colore, mi sa che già Insigne aveva avi italiani nel 70, vabbè. Comunque, tornando alla Serie C, dicevamo, vinto Lentella, e sto cacchio di Pontedera che non si ferma più. Pontedera è reduce da 5 vittorie di fila. Non so cosa si sono messi in testa. È vero che poi queste squadre in genere, quando azzeccano queste serie positive, poi crollano tutti in una volta. Però, raga, è una realtà che, per esempio, al secondo posto chi si aspettava il Gubbio? Guardando Reggiana, Cesena, Siena, Ancona, Lucchese, chi si aspettava il Gubbio al secondo posto in classifica? Nessuno. E quindi mai dare nulla per scontato in questa categoria. Perde colpi la Carrarese, che perde con la Lucchese, così come il Siena, oramai veramente in crisi nera, non vince da una vita il Siena, non vince da un mese il Siena, e pareggia in casa col Fiorenzuola, sconfitta con la Fermana. Siena che, come Pordenone, sembrava una squadra solida, anche perché prendeva pochissimi gol all'inizio campionato, e poi mi crolla. Raga, ma la Serie C è così, ad esclusione del girone C di Serie C, è così. In coda, poi passiamo al girone del Sud. In coda, al solito, gran bagarre. Abbiamo praticamente in 4 punti, dal 13° posto della Fermana, che ha di 17 punti, all'ultimo del San Donato Tavarnelle, che ne ha 13. Sono tutte in bagarre per non retrocedere. L'Alessandria, che sembrava in ripresa, ha rallentato nuovamente. Pareggiato in casa col Montevarchi, una partita che era da vincere. Onestamente, avesse vinto l'Alessandria col Montevarchi, a quest'ora sarebbe dov'è la Fermana praticamente. Chiudendo col girone B, passiamo al girone C, dove tutto cambia perché nulla cambi, insomma. Diciamo che la novità di questo girone è che il Catanzaro non ha ucciso definitivamente il campionato ieri, perché ieri ho visto Foggia-Catanzaro su Rai Sport, una partita combattuta. Non si sono viste, per carità, grandi emozioni. Il Catanzaro ha reclamato su un rigore nel primo tempo, il Foggia ha fatto un paio di contropiedi e l'ha ripreso dove poteva segnare. Il Foggia ha fatto una bella partita, ricordando che il Foggia gioca a porte chiuse dopo i fatti di Foggia Avellino, gio ha giocato un altro turno a porte chiuse. E veramente questa storia di questo tifo, di queste intemperanze dei tifosi, di alcuni tifosi foggiani, non dico rischio.
Costa in termini di punti al Foggia, perché il Foggia visto ieri per me non ha nulla di meno della Juve Stabia che è quarta e che ha allo stato 6 punti più del Foggia. Per me non ha nulla più la Juve Stabia più del Foggia. Il Foggia visto ieri, che sinceramente quando è iniziato il campionato mai ho visto il Catanzaro così in difficoltà, forse solo a Cerignola dove l'ha ripresa nel recupero, dove stava addirittura perdendo. A Foggia, a Cerignola ho visto il Catanzaro in difficoltà, per il resto non ha ucciso il campionato, ma le altre non è che facciano chissà cosa per rianimarlo, perché vabbè, Pescara dopo 3 sconfitte di fila ha vinto a Monopoli, ma è distantissimo il Pescara, è 10 punti dietro e onestamente per quanto ho visto dello scontro diretto col Catanzaro, oddio. Davvero non penso sia il Pescara il suo avversario. L'unica è il Crotone, però il Crotone mi pareggia in casa con la Gelbison ed era anche sotto, ed era grazie a un gran gol di, non ricordo come cazzo si chiama, pareggiato da un altro gran gol di Chirico. Raga, niente, esistono i giocatori di categoria superiore qua, i Chirico, i Van de Putte, gli Iemmelo, i Petriccione, i Golemic, ci sono, lo stesso Riccardo Maniero della Turris, è un giocatore di altra categoria, si vede, almeno si è visto a inizio campionato. Per quanto riguarda poi i comuni mortali del girone della Serie C, diciamola così. C'è la Juve Stabia 29, poi c'è il Giuliano che ha pareggiato a Potenza 27, e poi dal sesto posto dell'Audace Cerignola al quintultimo che vale i playout della Turris, cioè ci sono solo 4 punti, cioè è un mischione pauroso. Dove chi è in questo calderone? Deve avere un occhio avanti per la soddisfazione, ma anche di giocare i playoff, perché con quelle lì davanti, dove cazzo vai? Con quelle tre lì davanti. Sì, il Catanzaro è un'altra storia, però anche Crotone e Pescara, per me, per tutte queste squadre, Juve Stabia, Giuliano, Cerignola, Picerno, Latina, per me sono ingiocabili. Crotone e Pescara sono avversari ingiocabili per queste qua, cioè. È giusto l'ebbrezza di giocare un playoff, va bene. Io voglio parlare del fattore allenatore. Adesso, in merito a una squadra, il Taranto, che ha vinto con la Monterosi, e adesso, signori, è a 1 punto dalla zona playoff, incredibile. Vedete, sarà un personaggio sui generis, sarà un pazzo, sarà tutto quello che volete. Però, ragazzi, il signor Ezio Capuano ha preso una squadra morta. Una squadra morta. Il Taranto era una squadra morta. Eziolino Capuano, domenica dopo domenica dopo domenica, guardate che vi combina. Guardate che vi combina, pareggia col Crotone, vince a Pescara, batte la Monterosi. Raga, io ricordo, vabbè, Catanzaro, ripeto, fa storia a sé, ma Taranto-Catanzaro, dove il Catanzaro era avanti 3-0 dopo mezz'ora, cioè si fermò perché potevano essere 7-8 i gol del Catanzaro a Taranto, in uno stadio, uno Iacovune vuoto. Dove c'è contestazione da una vita per la proprietà e tutto il resto, però ragazzi, questo in questo contesto qua ti ha preso sta squadra e te la sta risollevando. Ragazzi, il Taranto di inizio stagione per me era un serio candidato alla retrocessione diretta, adesso lo posso dire. Il Taranto che ho visto le prime partite era un serio candidato alla retrocessione diretta. Arriva Eziolino, allenatore di categoria, ripeto, sarà un pazzo, sui generis, scontroso, tutto quello che volete, però cazzo la svolta l'ha data. Vedete, esistono gli allenatori di categoria, vale in Serie C, vale in Serie D, vale in Serie A, vale in Champions League e tutto il resto. Vale tutte le latitudini calcistiche. Vale, per quanto riguarda la zona bassa della classifica, cioè Messina, ragazzi,
Messina, guardare il Messina così ridotto, ragazzi. Cioè, se, prima ho parlato del Taranto, se voi guardate le partite casalinghe del Messina, cioè di una tristezza unica, non c'è un cane sugli spalti, veramente. Cioè, ci sono giusto 200-300 persone in curva, per il resto, qualcuno della tifoseria ospite, perché arrivare in Sicilia è dura, e il resto uno stadio vuoto, uno stadio che nel 2004 fu inaugurato per la Serie A, col campionato di Serie A, e adesso ti vedi veramente. Uno stadio abbandonato a se stesso, una squadra abbandonata a se stessa, il Messina, cioè, raga, altri tre schiaffoni in casa della Juve Stabia, cioè. Diciamo che non è ancora morto perché la Viterbese pareggia con la Turris, la Fidelis purtroppo perde anche ad Avellino, adesso dopo un buon inizio, Dudu adesso ha preso due sconfitte di fila, oddio, ha giocato con un avversario di rango, perché la Juve sta, perdere in casa con la Juve Stabia ci sta, è pur sempre una squadra partita con ambizioni playoff, che poi non va da nessuna parte, perché ribadisco, quelle tre davanti sono due categorie superiori, e allora il Catanzaro 3, secondo me. E allora, però, è pur sempre una squadra, una buona squadra. Chi invece in ripresa, chi invece vedo prossimo alla zona playoff è l'Avellino. Sapete che c'è? Ha fatto 10 punti nelle ultime 4 partite, ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una. Vedete, l'Avellino è partita con ambizioni molto ridimensionate. Ha cambiato tecnico, però ha un tecnico che è molto bravo, come Rastelli, un tecnico che, se non ricordo male, ha portato il Cagliari in Serie A qualche anno fa. Non voglio dire una cazzata, ma mi sa che nel 2016 portò il Cagliari in Serie A, quindi figuriamoci in Serie C cosa ti può fare uno di questi qui. L'Avellino è un'altra piazza dove, quando gioca in casa sembra un'altra cattedrale del deserto, lo stadio di Avellino, ma la Serie C è la categoria delle cattedrali del deserto. Se, è un discorso che io mi voglio sempre ripetere: Messina, Taranto, Avellino, Foggia, perché Foggia gioca a porte chiuse, ma non è che quando giochi a porte aperte c'è il pienone, anzi, Foggia, io il pienone lo sto vedendo solo a Catanzaro praticamente, le stesse Crotone e Pescara. Sono squadre che neanche qualche anno, tanto tempo fa erano in A, quindi lo stadio è sempre semivuoto. Io l'unico dove vedo il pienone è solo a Catanzaro, raga, ma con una corazzata ammazza tutti del genere. Vorrei proprio vedere gli amici del Catanzaro gemellati con noi. Voglio sottolinearlo, gli amici di Catanzaro gemellati con noi. Sì, ho tifato Catanzaro. E qui, allora, ho tifato Catanzaro lunedì. Raga, il gemellaggio è gemellaggio, pochi cazzi. Stadi vuoti, vabbè. Poi su Piacenza e Triestino oramai ho perso le speranze. Cioè, io adesso guardo, tornando al girone A, il ruolino fra Trento, Piacenza e Triestina in tre, nelle ultime 5 partite hanno fatto una miseria di 5 punti in tre. Cioè, ragà, vabbè, dai, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Tra qualche minuto inizia Argentina-Croazia. Iscrizioni al canale come piovesse. E guardate i video, rinnovo l'appello, guardate i video sulla Serie B, la Serie C. È il calcio minore che sostiene quello maggiore, non il contrario. È il calcio minore che sostiene quello maggiore. E io vi invito a una battaglia. A creare degli orari esclusivi per la Serie B, la Serie C e la Serie D. L'eccellenza sarebbe un po' troppo, anche se la farei giocare in contemporanea con la Serie D. A diversificare gli orari, cioè a far giocare queste categorie non in concomitanza con la Serie A, con nessuna partita della Serie A. Perché dai, riempiamo di nuovo sti cazzo di stadi, perché è veramente una desolazione vedere sti stadi semivuoti. Quando io ricordo la Serie C1, che lo stadio si riempiva, non solo gli anni in cui siamo saliti in Serie B, anche gli anni nei quali l'85, che ci siamo salvati all'ultima partita 2-0 al Messina, l'85, noi ci siamo salvati in C1 all'ultima partita, ricordo lo stadio pieno. Raga, io voglio rivedere la Serie C a questi livelli.
Però ingaggiate con me questa battaglia, veramente. Cresce tutto il calcio italiano. Iscrivetevi al canale.